5 aprile del 1945 l'Italia festeggiava la liberazione del paese dal giogo nazifascista. 79 anni dopo si continua a celebrare una ricorrenza fondamentale per la storia del nostro paese in cui affondano le radici della Costituzione italiana e della democrazia. E anche l'Abruzzo, come ogni anno, anche quest'anno, ha voluto celebrare, rendere omaggio a quanti hanno lottato sacrificando la propria vita per la libertà, in quello che è il luogo simbolo in Abruzzo della resistenza e della lotta partigiana, il sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna. Con la firma dell'armistizio del governo Badoglio l'8 settembre del 1943, l'Italia si arrendeva alle Nazioni Unite e veniva occupata dai nazifascisti. Fu in questo contesto che un gruppo di combattenti e patrioti il 5 dicembre del 1943 diede vita a Casoli, a quella che passerà alla storia come la Brigata Maiella, l'unica formazione partigiana decorata con medaglia d'oro al valore militare nel 1963. Al comando di Ettore Domenico Troilo, la Brigata Maiella combatté per 15 lunghi mesi dapprima in Abruzzo, lungo la linea Gustav, il confine fortificato della ritirata dei nazifascisti che attraversava l'Abruzzo, per poi risalire la penisola fino all'altopiano veneto di Asiago. La formazione partigiana si sciolse a Brisighella, in provincia di Ravenna, il 14 novembre del 1945, non prima di aver gettato i semi di una rinata democrazia in una ritrovata libertà. Luigi Borrelli, presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, per la provincia di Chieti. La Brigata Maiella è stata un unicum nella resistenza, perché è l'unica brigata che non solo ha liberato il proprio territorio insieme agli alleati, ma ha continuato la lotta addirittura in questo caso fino al Veneto, fino ad Asiago. Trasferire la memoria significa questo, significa ricordare alle future generazioni che ci sono state persone che hanno speso la propria vita per garantire la libertà a tutti. Per cui la memoria noi la possiamo trasferire ricordando e non dimenticando quello che è stato il fascismo. Purtroppo il tempo, dobbiamo dire che non aiuta, perché i testimoni diretti vengono a mancare, però noi dobbiamo far sapere a tutti che senza la libertà che abbiamo adesso non è che ci è stata regalata, senza l'impegno dei partigiani molto probabilmente noi avremmo avuto una vita, un'esistenza diversa, per cui ecco, è necessario che noi coltiviamo questa libertà, coltiviamo la Costituzione della Repubblica, che è il regalo più grande che i partigiani ci hanno fatto. 55 i combattenti della Brigata Maiella caduti in battaglia, 131 i feriti, di cui 36 mutilati, e 15 medaglie d'argento, 43 di bronzo e 144 croci al valore militare. In ricordo del sacrificio dei patrioti della Maiella, in Italia sorsero numerosi monumenti commemorativi, come il Sacrario della Brigata Maiella, che fu inaugurato nel 1976 a Taranta Peligna. Antonio Iovito, segretario regionale dello SPI CGIL Abruzzo e Molise, il sindacato pensionato italiani, ma anche membro dell'Associazione Nazionale Brigata Maiella. Come sindacato dei pensionati abbiamo un impegno che è quello di conservare la memoria, di diffondere i valori della resistenza e della liberazione, soprattutto in una fase come questa di grande confusione in cui si tende a rimettere in discussione i valori della resistenza, della liberazione, della Costituzione italiana, con forzature come quelle del presidenzialismo e come quelle dell'autonomia differenziata. Quindi il sindacato è impegnato in prima persona a difendere questi valori, questi strumenti fondamentali della democrazia italiana. Il 27 di maggio faremo una iniziativa insieme al Sentiero della Libertà, coinvolgendo diverse scuole e istituti sull'Europa e sulle vicende che ci aspettano nel mese di giugno. Luogo
luogo simbolo della resistenza e della lotta partigiana, il Sacrario della Brigata Maiella è stato il ritrovo di cittadini, associazioni, comuni, sindacati, autorità civili e militari del 9° Reggimento Alpini che nel 79° anniversario della Liberazione hanno sfilato con una parata di gonfaloni per deporre una corona d'alloro nel Sacrario della Brigata Maiella. La cerimonia si è aperta sulle note di Bella Ciao, suonata dalla banda di Gesso Palena. Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL per Abruzzo e Molise, i sindacati CGIL e CISL e UIL presenti oggi 25 aprile al Sacrario della Brigata Maiella per omaggiare e ricordare quella che è stata una pagina di storia importante. Cosa si sente però di dire oggi a chi magari dice che questa festa è divisiva e anacronistica? Io credo che siano polemiche incredibili. Oggi si parla di una festa divisiva, ma in realtà stiamo parlando della liberazione dell'Italia dal nazifascista. Quindi partigiani, antifascisti ci hanno dato la libertà, per cui oggi dire che questa festa è divisiva significa non voler riconoscere i valori della resistenza, i valori della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione, come diceva Calamandrei, è nata proprio dalla guerra, dalla lotta dei partigiani. E poi credo che oggi sia una festa importante per tutti, perché tutti noi dovremmo difendere i valori scritti nella nostra Costituzione in un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo, a partire dal valore della pace. L'Italia ripudia la guerra e quindi è necessario in questa fase complicata dove le guerre dilagano in Europa, in Medio Oriente, a Gaza, è importante che ci sia il popolo che chiede pace, che chiede che le diplomazie internazionali si occupino di cercare la pace, di cercare il dialogo, piuttosto che armarsi sempre di più in un'escalation che rischia di veramente di portarci ad una brutta situazione. E dall'altra parte difende i valori della Costituzione, vuol dire anche difendere i diritti al lavoro, ecco perché noi sindacati siamo qua, il diritto alla sanità, quindi i diritti sociali, i diritti alla libertà di espressione, pensiamo a tutte le polemiche e tutto ciò che sta succedendo rispetto a scrittori, giornalisti che non riescono ad esprimere il loro pensiero e vengono censurati, diritto di scioperare, diritto di manifestazione come stanno facendo tanti studenti che invocano la pace, diritto alla sanità. E quindi festeggiare oggi il 25 aprile significa omaggiare i caduti, difendere i valori della Costituzione, difendere le libertà, e quindi anche un impegno civile per tutti noi. Deve essere davvero una festa per tutti gli italiani. Il 25 aprile per l'Italia è una ricorrenza fondante, la festa della pace, della libertà ritrovata e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, richiamando una doverosa unità popolare sull'antifascismo e dunque intervenendo sul dibattito politico che oggi vuol fare del 25 aprile una festa divisiva. A omaggiare il Sacrario della Brigata Maiella, Mattarella era stato il 25 aprile del 2018, ricordando i luoghi d'Abruzzo in cui nacquero spontaneamente i primi nuclei di resistenza al nazifascismo in Italia. Qualche anno prima, il 17 maggio del 2001, lo stesso luogo era stato visitato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che nel 1944 percorse il sentiero della libertà sulla Maiella, militando da partigiano proprio nel gruppo della Brigata Maiella. Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'Associazione Sentiero della Libertà, che va avanti ormai dal 2001, con quale spirito, quali sono le finalità di questa associazione? Lo spirito è quello di tener viva la memoria e di far capire, di testimoniare ai ragazzi l'importanza di continuare a camminare sulla Maiella per ricordare chi prima di noi ha combattuto con le armi o senza le armi per conquistare la libertà e la democrazia, che però sono valori che vanno riconquistati giorno per giorno. Un sentiero, quello della libertà, che fu percorso anche dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che insomma su questi monti visse una pagina insomma importante della sua vita ma anche della storia. È proprio nel 2001, alla partenza della prima edizione del Sentiero della Libertà, il Presidente Ciampi fu a Sulmona per dare il via ai ragazzi, ma prima volle essere qui a Taranta Peligna, al Sacrario, per rendere omaggio ai partigiani della Brigata Maiella, dicendo che c'era una continuità tra la resistenza armata e la resistenza civile che era stata messa in pratica da contadini, pastori, dalla gente semplice d'Abruzzo, che aveva accolto i prigionieri che scappavano dal campo
campo di concentramento di Sulmona, il campo 78, e i tanti antifascisti che cercavano di raggiungere quella parte d'Abruzzo dove già c'era l'esercito alleato e combattevano per la libertà. Quindi a Ciampi dobbiamo anche questa rivalutazione, riconoscimento istituzionale della resistenza umanitaria e armata. Giovanni Legnini, la sua è una presenza costante ogni anno qui al Sacrario della Brigata Maiella per omaggiare quanti combatterono per la libertà, e però quest'anno non è passata inosservata l'assenza di membri anche del governo regionale per celebrare appunto questa festa del 25 aprile. È un segnale non positivo questo, mi auguro che per gli anni futuri si ponga rimedio, perché qui a Taranta, qui nell'Aventino, non nasce solo la resistenza, la lotta di liberazione della provincia di Chieti e dell'Abruzzo, ma dell'Italia, come autorevolmente ricostruì sotto il profilo storico il presidente Mattarella quando ci onorò della sua presenza qui a Taranta ed a Casoli. E dunque testimoniare il legame identitario dei cittadini abruzzesi a questo luogo, a questo simbolo, a questa storia, a questa battaglia, costituisce un dovere democratico. Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico, oggi presente per celebrare i caduti della Brigata Maiella. Cosa significa dopo 79 anni ricordare ancora questa festa della liberazione? Abbiamo il dovere della storia e della memoria. Celebriamo la liberazione di 79 anni fa, ma dobbiamo farlo come se fosse ieri, perché quei valori sono i valori fondanti della nostra Repubblica, sono i valori di cui è intrisa la nostra Costituzione, e dobbiamo renderli vivi ogni giorno, anche essendo grati eternamente a tutti quelli e a tutte quelle che hanno sacrificato la loro vita per consentirci oggi di essere libere e liberi in questo paese. Questa è la festa della liberazione, è la festa dell'Italia antifascista. Dobbiamo ricordarlo ogni giorno anche per rendere viva quella Costituzione, rendendo vivi i diritti fondamentali che in quella Costituzione sono espressi e che anche oggi qua dobbiamo in qualche modo ricordare e celebrare. Dobbiamo dirlo anche a quelle e quelli che purtroppo ancora oggi non hanno ancora fatto i conti con la loro storia, non riescono a dirsi convintamente antifascisti, agli antifascisti dei se e dei ma. Noi dobbiamo dire oggi qua, nel luogo simbolo della resistenza abruzzese e della resistenza italiana, con grande forza, che l'Italia è una repubblica antifascista e che siamo antifascisti senza se e senza ma. Eppure, nonostante tutto, questa è una festa che politicamente viene considerata oggi divisiva. È una festa divisiva per chi non riesce ancora a definirsi compiutamente e convintamente antifascista. Questa invece è una festa che deve unire, è la festa della Repubblica Italiana, della Repubblica Antifascista, della Repubblica Democratica. I partigiani e le partigiane che persero la vita per difendere la dignità di questo paese, per restituire la libertà a questo paese, avevano ogni colore politico, c'erano socialisti, liberali, c'erano laici, cattolici, comunisti, tutti uniti e tutti uniti per ridare la dignità a questo paese. Chi oggi invece ancora si ostina a introdurre elementi di divisione in una festa che dovrebbe essere la festa di tutte e di tutti, davvero non fa un servizio alla storia e davvero dovrebbe in qualche modo provare invece a usare parole unitarie, soprattutto per chi ha responsabilità di governo adesso in questo paese, perché davvero questa deve essere invece la festa di tutti. Però nonostante questo c'è da registrare l'assenza di una parte politica importante della regione Abruzzo. Ma guardi, questo mi dispiace molto, questo è il luogo simbolo della resistenza in questa regione, in questo paese. Mi sarei aspettato oggi di trovare qua il presidente della regione o rappresentanti istituzionali del rieletto governo regionale. Questo non è accaduto, sono molto dispiaciuto di questo, sono sicuro che Marsilio oggi saprà trovare parole unitarie, saprà trovare parole giuste per definirsi e definire la sua parte politica convintamente antifascista, come noi orgogliosamente siamo venuti anche oggi qua a dire e a rappresentare con grande convinzione, e sapendo appunto che questa deve essere una festa che unisce tutti e che non divide.
programma degli eventi per il 79° anniversario della Festa della Liberazione poi si è spostato da Taranta Peligna a Lama dei Peligni e alle mie spalle, inquadrata dalla telecamera di Alberto Capo, la sala polivalente di Lama dei Peligni intitolata ad Antonio Del Pizzo, dove è stato proiettato il video intitolato alla figura di Maria Di Marzio e realizzato dai ragazzi, dai giovani studenti della classe quinta M del liceo scientifico Algeri Marino di Casoli, in collaborazione appunto con la professoressa Maria Lucia Di Fiore, video che ha vinto il primo premio al concorso Roberto Cicerone 2024. Maria Lucia Di Fiore, professoressa di storia e filosofia del liceo scientifico Algeri Marino di Casoli. Il nostro lavoro intende esprimere la valorizzazione della memoria, declinata nelle sue varie forme, sia in termini di resistenza armata che di resistenza umanitaria. La nostra attività didattica è volta essenzialmente a questo, a connettere la macrostoria con la microstoria e a valorizzare tutti gli eventi locali che hanno concorso alla costruzione dei grandi eventi storici. In particolare abbiamo ricostruito la vicenda di una donna molto semplice di Campo di Giove, Maria Di Marzio, che sacrificando i propri beni materiali, le proprie risorse, è riuscita a salvare ben 7 ufficiali alleati. Questo è il simbolo della capacità di resistere in un territorio particolare quale il nostro, insomma, oggetto della linea Gustav, e vuole essere ovviamente un messaggio per le generazioni future. Il video si conclude con un'esortazione ai giovani a non essere appunto indifferenti, proprio perché l'indifferenza e quindi la necessaria indignazione rispetto agli eventi del presente diventa fondamentale per poter reagire di fronte alle barbarie quotidiane. Non vogliamo assolutamente dare nessuna curvatura politica o ideologica, siamo una scuola pubblica, pertanto hanno cittadinanza tutte le idee, tutte le opinioni, ma il 25 aprile non può che essere un valore condiviso da tutti, il 25 aprile non può dividere ma unisce, perché tutti dobbiamo riconoscerci antifascisti. E insegna appunto storia e filosofia ai giovani studenti che quella pagina di storia non l'hanno ovviamente vissuta, ma che possono riviverla attraverso il racconto dei testimoni che purtroppo, proprio per questioni anagrafiche, ormai sono sempre meno. Ecco, quanto è importante anche attualizzare, come diceva lei, quella pagina di storia con quello che noi oggi viviamo? Le pagine di storia vanno comunque sempre attualizzate, altrimenti si rischia di fare una storia con carattere monumentale e semplicemente memorialistico. Attualizzare significa fare propri i valori del passato, gli eventi, e poter far sì che gli insegnamenti del passato siano applicabili e radicati nel presente. Ciò significa cogliere nelle pagine della storia una dimensione assiologica, cioè tutti quei valori che hanno carattere universale in quanto propri dell'uomo, che caratterizzano sia l'uomo del 43, la popolazione del 43, quanto la popolazione attuale. La striscia di Gaza non è diversa, il conflitto sulla striscia di Gaza non è diversa decisamente dal conflitto sulla linea Gustav o sulla linea gotica. Ci sono sempre delle persone che combattono, sono delle vite che si sacrificano, ci sono degli ideali che vengono portati avanti, c'è la sofferenza umana. Caro lettore, onora con il tuo quotidiano impegno le donne come Maria Di Marzio. Onora nel coraggio, il sacrificio. Rispetta la dignità di ogni uomo. Lotta contro le ingiustizie. E indignati, indignati sempre.